Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati, ragazzi. Oggi andremo a fare l'unboxing di un'edizione particolare estera proveniente dalla Spagna per quanto riguarda tre mitici film, lungometraggi italiani del neorealismo, tre vette del nostro cinema italiano. Sarà dedicato l'unboxing di questo cofanettone qui, di questa metal box. Spagnola della trilogia della guerra del nostro leggendario regista italiano Roberto Rossellini, uno dei padri del neorealismo italiano insieme a De Sica. Forse Rossellini è il regista per eccellenza quando si parla di neorealismo italiano perché ha diretto questa trilogia della guerra che è composta da tre lungometraggi che sono stati girati uno di seguito all'altro perché Roma Città Aperta è stato realizzato nel 1945, proprio verso la fine della seconda guerra mondiale. Paisà è stato diretto l'anno dopo, nel 1946, e nel 1948, mi pare, Germania anno Zero. Tutti e tre lungometraggi che hanno come argomento la guerra, la seconda guerra mondiale, e trattano in modo completamente diverso alcune tematiche sulla guerra, sulla seconda guerra mondiale. Tutti e tre sono delle vette del cinema neuralista che è un movimento, una corrente diciamo, cinematografica nata in Italia e che prevedeva l'utilizzo di attori non professionisti nel cast. Infatti in Roma, città aperta, ci sono Aldo Fabrizi e Anna Magnani, ma tutto il resto sono attori sconosciuti, sono attori provenienti dalla strada, idem per quanto riguarda gli altri due lungometraggi. Seppur ci sia comunque una storia di finzione e tutto, per il resto... Si è deciso di mostrare la realtà così com'è. Questa qui è la metal box in Blu-ray proveniente dalla Spagna e presenta tre Blu-ray con questi tre calte: Roma città aperta, Paesà e Germania anno zero. Io ho visto solamente i primi due lungometraggi all'università ai tempi dei miei studi d'anziani a Bologna. Mentre non ho mai visto Germania anno zero, non l'ho mai visto, non mi è mai capitato di vederlo e l'ho recuperato in questa magnifica edizione metal box. È una metal box, praticamente c'è questa custodia, questo involucro di eh, metallico che è un metallo abbastanza fragile in cui è facile ammaccare la confezione. E all'interno ci sono i singoli Blu-ray oltre a delle cartoline, No, in questo caso è un libretto che fra poco andremo a vedere. Ma all'interno ci sono i tre Blu-ray singoli. Ovviamente sono tutti Blu-ray che hanno all'interno audio italiano. Ci sono tre Amarei: Roma, città aperta con la Magnani e Aldo Fabrizi. Aldo Fabrizi interpreta un prete da Magnani. Interpreta una, una donna che è fidanzata con un, con un partigiano per cui la storia focalizza sui gendarmi della Gestapo che, delle, dei nazisti che cercano di arrestare Manfredi, che è un membro dei partigiani comunque della resistenza italiana. Pa è una storia composta da sei episodi, ci sono tante tante cose. Si va dalla Sicilia alla Campania. A Firenze al centro Italia per cui vengono sviluppati tantissimi argomenti, tantissime tematiche in questo lungometraggio qui, che è forse il film dei tre, quello più neorealista puro, perché comunque mh, complessivamente ha uno sguardo più ehm, onnicomprensivo sull'Italia ed è stato realizzato proprio in Toto alla fine della guerra mondiale. Ecco qui. Roma Città Aperta, una semplice Amarei, copertina che purtroppo non è reversibile. C'è la scritta in spagnolo, tutto in spagnolo, non c'è una cover interna reversibile con le scritte italiane. Ecco qua, Paesà, stessa cosa, Amarei con copertina con le scritte in spagnolo e il Blu-ray. Amarei con il disco in Blu-ray, girato proprio nella Germania, post-Seconda Guerra Mondiale, in cui possiamo vedere la capitale tedesca completamente rasa al suolo dalle forze russe e dalle forze statunitensi. Germania, anno zero. Adesso vediamo questo libretto qui, Rossellini e la trilogia della guerra, un librettino, un booklet eh, spillato... Un booklet piccolino di formato, interamente scritto in spagnolo, che si focalizza ovviamente sul regista della trilogia Della Guerra, il nostro Roberto Rossellini, e poi parla anche delle pellicole della trilogia Della Guerra. Qui troviamo il nostro Aldo Fabrizi, ecco qui la bellissima Anna Magnani. Praticamente vengono analizzate le tre pellicole in modo esaustivo, sono dei microsaggi che mettono in evidenza le tematiche dei tre lungometraggi della trilogia della guerra. La loro poetica e vengono alternate immagini delle gallery e i vari saggi. Infatti, il neorealismo è stato un movimento essenziale per la cinematografia mondiale. Infatti, grazie al successo del neorealismo saranno poi nate diverse correnti, diverse onde cinematografiche come per esempio la Nouvelle Vague francese di Truffaut e di Godard. Quindi il neorealismo è stato davvero un punto centrale dell'intera cinematografia mondiale perché ha dato il via a diverse correnti filmiche dalla Nouvelle Vague poi dalla New Hollywood, al cinema nuovo brasiliano, al Dogma 95 e così via quindi è un fulcro importantissimo post avanguardia storica come l'espressionismo, il surrealismo. Ed ecco qui siamo arrivati alla conclusione di questo booklet, di questo libretto qui, piccolino ma molto molto interessante, io parlo lo spagnolo e vi garantisco che comunque gli scritti qui dentro, questi microsaggi che sono all'interno di questo booklet, valgono veramente la pena perché inquadrano molto bene la poetica. Del neorealismo e spiegano molto bene le tematiche rappresentate con efficacia dai tre lungometraggi che propongono tre sguardi completamente diversi della, della seconda guerra mondiale, della zona diciamo popolana della seconda guerra mondiale. Tra l'altro, come metal box non è neanche proprio così perfetto perché è stracolmo di roba per cui non si chiude neanche bene. bene. Quindi è un cofanetto un po' così. Bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questo video qui dedicato all'unboxing di questa metal box qui proveniente dalla Spagna con tre lungometraggi cult neorealisti del regista Roberto Rossellini la trilogia della guerra il box è molto bello non così indistruttibile anzi è molto fragilino però rimane comunque un bel box da avere in collezione a tutti i costi molto molto bello. Io come sempre vi invito a lasciare un commento e farmi sapere la vostra opinione su questo acquisto qui. E come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. E vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!